È la fine di un incubo, commentano i parenti dei marinai del rimorchiatore Asso 22 mentre attracca nel porto di Augusta. Il rimorchiatore d'altura si presenta in rada con l'inconfondibile livrea rossa, scortato dalla nave per operazioni anfibie San Giorgio e da tre motovedette della Guardia Costiera. Non è stato pagato alcun riscatto, assicura la compagnia Augusta Offshore, proprietaria della nave. Anzi, precisano, non sono mai giunte richieste di denaro. L'equipaggio, 11 uomini, di cui 8 italiani, sta bene. Il rimorchiatore è in viaggio da venerdì sera, quando lo rilasciano le autorità di Tripoli, dove era stato sequestrato il 17 marzo scorso. Assicurati gli ormeggi, a bordo del rimorchiatore Asso 22 sale il sostituto procuratore Maurizio Musco di Siracusa. Ascolta i membri dell'equipaggio rimasti bloccati per oltre un mese a Tripoli. Ma all'inizio quello che è successo, diciamo, nelle prime fasi, è attualmente ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria, che ha acquisito gli atti, quindi sarà poi il magistrato competente a verificare le condizioni di tempo e luogo. Quello che si sa è che è stata avvicinata da una lancia con persona libica a bordo, che ha preso sotto controllo l'unità e l'ha portata in porto a Tripoli. Porto a Tripoli, dove poi è rimasta di fatto fino alla liberazione. In banchina, ad attendere l'arrivo, i parenti di alcuni componenti dell'equipaggio, a cominciare dai familiari di Salvatore Boscarino, 51 anni, dell'ufficiale di coperta Antonino Arena e del marinaio Giorgio Coppa. Con loro il sindaco di Pozzallo, città dei marinai siciliani, Giuseppe Sulsenti. Per l'intera comunità di Pozzallo è una Pasqua speciale, commenta Sulsenti, il più bel dono che il Signore ha voluto tributare alle famiglie dei marittimi. Vi racconteremo tutto, da oggi solo buona Pasqua a tutti quelli che ci hanno sostenuto e che ci hanno voluto oggi qui. Solo questo.